Ad ormai poche settimane dal completamento dei lavori, siamo andati allo zoo di Napoli per verificare l'andamento delle opere ed i primi risultati di un restyling profondo, per il quale nei primi 4 mesi è stato già speso 1,5 milioni di euro. Il primo intervento si è reso necessario per rifare interamente sia l'impianto elettrico sia soprattutto l'impianto idraulico che serve tutti gli 80.000 metri quadrati dell'area, con il risultato di creare un sistema di irrigazione a pressione costante che conduce l'acqua direttamente alle postazioni degli animali. Sono evidenti anche gli interventi sull'ingresso, sulla potatura delle piante, i parchi giochi in aree che risultavano dismesse, le aree per i chioschi con i punti ristoro e i bagni pubblici ed il laghetto con nuove specie di anatidi. Integrato con isolotto, ponte e rifugio che attende i suoi prossimi ospiti, i lemuri. Il prossimo passo è la costruzione di una grande fattoria fra bioparco e percorsi didattici. Si svilupperà lungo queste due arterie, conservate secondo il disegno originario, così come sarà anche per il nuovo rettilario, tutto blu e completo di vasca, anch'esso corrispondente al pensiero originale di Piccinato. Ma uno degli aspetti più interessanti del progetto è quello che cura il benessere di alcune specie che si erano trovate storicamente in una situazione di grande sofferenza, come le tigri. Per loro, al posto di queste gabbie strettissime, ora è prevista quest'area di 3.000 metri quadrati. A proposito, vi presentiamo Assuntina, l'ultima arrivata nello zoo, un'asinella nata pochi giorni fa, il 28 febbraio. Il problema più grosso che abbiamo incontrato è il ripristino di tutte le infrastrutture base, quindi l'impianto idraulico, l'impianto elettrico, poi l'impianto di rete. Questi sono stati i veri inconvenienti. In più abbiamo dovuto praticamente eliminare una serie di elementi di fatiscenza come letame, amianto dallo zoo. Abbiamo sviluppato e completato il lago, 2 parchi giochi, abbiamo ripristinato i bagni, l'ingresso e stiamo procedendo alla velocità della luce per completare la fattoria, la savana e il rettilario, che saranno poi i 3 momenti in cui allo zoo avremo realizzato il 90% delle opere. Rimane solo le tigri, ma per fare le tigri c'è un lavoro un po' più impegnativo dal punto di vista della infrastruttura. Avendo poi spostato gli animali, nel giro di altri 2 mesi dovremo completare anche quello. Ed ecco una delle realizzazioni più attese, che risponde anche a standard qualitativi europei. In questo spazio di 4.000 metri quadrati sarà ricostituita una fauna mista, non più quindi animali separati, ognuno nella sua area, ma tutti insieme quelli che possono ricostituire l'ambiente di una savana, con struzzi, antilopi, zebre, giraffe ed altri. Si attende dunque solo il completamento dei lavori per poter segnare definitivamente il passaggio dal degrado del passato ad una dignità che resterà la principale soddisfazione. Enorme. Se lei ha il piacere di venire la domenica, ieri c'erano un sacco di bambini e mamme, insomma, avere i complimenti e la soddisfazione dei napoletani, dei bambini napoletani, la più grande soddisfazione che si poteva mai pensare di avere.